una scrittura, c'era il nome del ragazzo. Vi devo dire che nessuno di questi mi ha dato qualche frase simpatica. Quindi ancora, a me per quanto ci riguarda... Sicuramente anche la cultura napoletana che emerge in questi temi. Sì, evidentemente vivono a Napoli, però non pensano ancora napoletano. Io credo che, non voglio dire, non fare discriminazioni, ma comunque i temi magari di bambini della Lombardia sarebbero diversi. Sì, sì, questa è una giusta osservazione. All'inizio avevamo pensato di far raccogliere temi di bambini di tutta Italia, per poi selezionare, a parte che naturalmente avremmo avuto migliaia e migliaia di compiti, non avrei avuto il tempo. Poi io conosco il pensiero e il modo di esprimersi dei ragazzi di Napoli, non conosco il ragazzo trentino o valdostano, quindi non... E poi dico anche un'altra cosa, ho fatto scegliere anche negli ambienti più popolari e anche poveri della città di Napoli, dove il linguaggio è più vivo. Io abito al Vomero, i ragazzi del Vomero non avrebbero scritto queste cose, quindi io ho fatto selezionare nelle zone più sono andato, e poi io stesso sono andato alla sanità, anzi devo dire anche un problema, oggi con questo maledetto problema della pedofilia, avvicinare un bambino e interrogarlo su qualche cosa, rischi sempre di essere menato da qualcuno, io li avvicinavo con un microfono, perché molte di queste frasi non sono state scritte, sono state dette a voce. Allora io dico, ma tu hai mai visto un combattimento? Sì, quello si mette. Però sai, quando uno si avvicina ad un bambino, nelle zone così diventa sempre un rischio, purtroppo paghiamo anche questo scotto qua. E chissà se magari un domani ci sarà anche un altro libro, Nessun porco e signorina, magari due. Ma io poi alla fine vorrei anche, si potrebbe andare in teoria all'infinito, però poi diventano secondo me soltanto delle cose di tipo commerciale. Qualche tempo fa, un paio di giorni fa, sono usciti dei temi della scuola Tommaso d'Aquino del rione Miano, che io pure conosco, buona parte di quale era addirittura a favore della Camorra, qui qualcosa è peggiorato, perché io che ho insegnato in quelle zone, quando ho dato i temi sulla Camorra, sulla delinquenza, pur avendo ragazzi che appartenevano all'uno e all'altro clan, io c'era a Secondigliano quando c'era la faida tra Cutolo e quella nuova famiglia, però i ragazzi che pur appartenevano in qualche modo a uno dei due schieramenti si schieravano sempre contro. Se vi andate un po' a rileggere, io speriamo che me la cavo, chi ce l'ha, vedete che nessuno difende la Camorra. Qua invece a distanza di 18 anni la situazione è peggiorata, perché noi abbiamo consegnato alla Camorra interi quartieri, e quindi non c'è da meravigliarsi che poi i ragazzi scrivono la Camorra ci difende, perché spesso è capitato che quando sono andati ad arrestare qualche boss, interi quartieri come Secondigliano, come Piscinano, come Barra, come la Sanità, si sono armati in difesa di questi camorristi. Fu arrestato un super boss e una donna dice ci avete arrestato San Gennaro perché lui ci dava lavoro. Quindi perché meravigliarsi se un bambino poi dice questo a favore della Camorra? In quello stesso quartiere di Secondigliano i miei alunni non scrivevano queste cose, quindi la situazione non solo non è migliorata, è peggiorata in queste zone. Io speriamo che Melacavo le ha dato sicuramente grandi soddisfazioni, anche un film. Poi in questi giorni c'è un musical a Milano, se non sbaglio, vero? Che anche sta avendo grande successo. Sì, sì, allora penso che sia stato anche in zona Caserta. Questo musical è una commedia musicale, loro la chiamano commedia musicale perché c'è più la parte letteraria parlata che la parte musicale, che pure è fatta molto bene, le musiche sono di Enzo Gragnaniello. L'attore protagonista è Maurizio Casagrande, sta andando molto bene, sta andando a Milano, e tutto questo sembra veramente un sogno, perché dovete capire che io speriamo che me la cavo, è uscito circa 20 anni fa, fu un libro rifiutato da tutti gli editori italiani, io stavo per buttarlo nella pattumiera ed è rimasto solo Mondadori, e mia moglie disse, come si dice a Napoli, hai fatto 30, fai 31, perché non lo mandi a Mondadori? E io risposi, ma se non lo hanno voluto gli altri editori anche piccoli, immagino se lo vuole Mondadori, però appunto dice, vabbè, è l'ultimo poi, lo spedì a Mondadori. E poi c'è un altro record, 1,5 milioni di falsi fatti a Napoli. Sì. Quindi vabbè, insomma. Senta, spera naturalmente che questo libro, questo ultimo, abbia lo stesso successo. Naturalmente
questo libro so che non può vendere come io speriamo che me la cava, per tanti motivi. Innanzitutto per colpa dell'euro, perché certamente abbiamo tutti i nostri problemi economici e io capisco che comunque spendere 14 euro non è un poco conto. Poi perché esce un momento storico diverso, poi perché io speriamo che me la cavo ebbe delle polemiche feroci, il sindaco mi voleva guerrerare, i genitori volevano i diritti, io ho avuto anche delle minacce, quindi tutti i giorni si parlava di io speriamo che me la cavo, è stato fatto un film, una commedia musicale, un'opera di musica jazz, un'opera di musica classica, quindi di più di questo veramente non si può fare, in Francia è tradottissimo eccetera, però questo libro vorrei che si vendesse soprattutto perché buona parte dei proventi andrà alla Lab. Vedete che qui c'è un simbolo, è il simbolo della Lega Antivivisezione ed è scritto con questo libro sostieni la Lab e le sue azioni per i diritti degli animali. Quindi vi chiedo di comprarlo anche a nome degli animali.